È sempre difficile far convivere le esigenze della viabilità con un evento ciclistico, ma sembra che il 24esimo Bike Festival sia riuscito anche in questa impresa. La Rocky Marathon, la gara più attesa del programma, con oltre 2.000 partecipanti, che stamani hanno invaso il centro storico di Riva del Garda, si è tramutata in una vera e propria festa che ha coinvolto la cittadinanza, gli operatori e i commercianti. La nuova partenza della prova, fissata nel centralissimo Viale Dante, è stata immortalata dalle immagini aeree come un momento davvero entusiasmante per il Garda Trentino, esaltando la vocazione ciclistica di un territorio straordinario. Qualche disagio inevitabilmente c'è stato, come sempre accade in queste manifestazioni, ma di certo la nuova dislocazione della partenza ha coinvolto la città, rendendola profondamente partecipe dell'importanza e del valore del Bike Festival, che in 4 giorni porta nell'Alto Garda non meno di 40.000 visitatori. Al di là dell'euforia generalizzata dell'evento di massa, la Rocky Marathon è stata come sempre anche una sfida di altissimo contenuto tecnico, vista la presenza di un nutrito gruppo di atleti professionisti al via. Ad imporsi è stato l'austriaco Hermann Pernsteiner, giunto solitario sul traguardo della Ronda Extrema in 4 ore, 29 minuti e 47 secondi. Davanti allo svizzero Urs Huber per il quinto anno consecutivo sul podio, di cui 3 da vincitore, e all'altro austriaco Alban Lakata. Ad un passo dal podio il migliore degli italiani Riccardo Chiarini. Brillanti anche Yuri Ragnoli, Samuele Porro e Damiano Ferraro, ottavo, nono e decimo rispettivamente. Elvetica la vincitrice al femminile Hilke Elfering. Domani, nella terza giornata del Bike Festival, da seguire la Bosch IMTB Challenge, la nuova competizione sulla distanza di 38 km riservata ai biker che utilizzano la bici a pedalata assistita. Und das machen wir noch ab und dann wollen wir die beiden auch fragen, wie es denn so war.